Buongiorno a tutti quanti, bentornati sul canale. Allora, vi chiedo scusa perché sono con i capelli ancora così, un po' ruffosi perché c'è un po' di aria, eccetera. Ma stasera poi mi faccio la tinta, quindi poi dovrei essere a posto. Oggi iniziamo a piantare delle cose qua nell'orto. Sempre che non muoio perché ci sono i polline. E magari mi metto la mascherina, non lo so. Comunque, abbiamo già diviso un pochettino le zone per capire dove mettere cosa adesso. E iniziamo con le piantine aromatiche che si stanno flasciando perché hanno bisogno di più terra. E ovviamente devo bagnarle perché le ho lasciate qua fuori neanche 2 ore e già sono cotte dal sole. Quindi iniziamo. Buongiorno ragazze, ieri non vi abbiamo fatto vedere alla fine come è venuto perché poi sono arrivati i miei ed era un casino. Sentite che c'è un casino di uccellini che cantano. Allora, partiamo da qua. Qua così c'è, vabbè, il secchio del letame e la salvia. Poi abbiamo l'origano che, come vedete, si è ripreso perché era un po' moscio. L'erba cipollina anche lei si sta riprendendo. E qua c'è il rosmarino e lì c'è Putz che arriva. Ecco. Poi
Qua abbiamo messo tutte le insalatine. Avevo paura che patissero stanotte, ma invece sono rimaste belle. Siamo contenti. E poi qua abbiamo messo un po' di prezzemolo. Con il prezzemolo si fa un buon bagnetto verde. Poi abbiamo messo il pomodoro qua così, almeno un po' riparato, e c'è più possibilità che ovviamente prenda, speriamo. Poi qua così c'è tutta la... abbiamo fatto i buchini, abbiamo messo i fagiolini, quindi ci sarà una striscia di fagiolini, e qua ci sono le cipolle. C'è un profumo qua così di cipolle. Eccomi qua. Sono struccata, quindi non volevo farmi vedere. Vabbè, ieri ho fatto la tinta e stamattina nel risveglio è stato un po' traumatico perché ho fatto un brutto sogno. Quindi mi sono svegliata un po' male, poi mi sono messa a far colazione perché ho deciso di aumentare un po' le dosi della colazione, perché mi rendo conto che arrivo poi a mezzogiorno sempre con la testa che gira. Quindi ho bevuto un po' di latte con le fette biscottate, vediamo se va meglio. E devo bere anche di più perché bevo poco, quindi secondo me sono un po' disidratata. Niente, il tempo è bruttissimo oggi. Quindi vediamo cosa farvi vedere in casa, perché non credo che faremo qualcosa qua, almeno che non esce il sole. Ma io mi sto chiedendo dov'è Puz? Anche perché non è in casa. Ah, eccolo lì. Cosa fa? Mangia l'erba così poi vomita. Sì, sto parlando di te. Sto parlando di te. Ciao Topone, ciao. Allora ragazzi, siamo in bagno perché vi devo far vedere una cosa che è arrivata una settimana e mezza fa, che praticamente ve l'avevo detto che dovevo farvi vedere una cosa ma non ve l'ho fatto ancora vedere. Praticamente è questa cosa qua, che è per togliere i peli qua così nelle sopracciglia, e l'ho preso su Amazon. Praticamente è un rasoio elettrico. L'ho preso perché mia sorella l'ha provato una sera qua, perché anche lei l'ha preso, e ho detto, siccome a me annoia mettermi lì con le pinzette tac tac tac, ho detto senti, vediamo se c'è qualcosa che può interessarmi. E quindi ho trovato questo che è uguale al suo, ed era, costava praticamente 19,99, quindi secondo me è un buon affare. Aspettate che lo tiro fuori perché sennò faccio danno. Praticamente si presenta così come se fosse un mascara. A me ricordo un mascara, sinceramente. C'è il cavetto per collegarlo, lo spazzolino per pulire dentro dove i peli si fermano, e ci sono due testine, una così che sono, è quella praticamente per togliere qua le sopracciglia, e dietro vi fa anche vedere per cosa lo potete usare, sopracciglia, volendo anche per qua i baffetti. E invece questa rotellina qua, sto guardando cosa fa il gatto, questa rotellina qua va bene per togliere anche i peli sotto le ascelle, nell'inguine se magari ci sono le ricrescite. E quindi ho detto ma sì, lo prendiamo, proviamo e vediamo cosa succede. Sto guardando, ok. E in realtà è molto facile da usare, perché non lo accendo perché sennò mi farei disastro, Praticamente si va qua così, si fanno questi movimenti qua e li tolgono. Io dovrei farlo davanti allo specchio, ma il problema è che voi non ci arrivate con la Osmo. Vediamo se c'è lo specchietto piccolo, lo facciamo, aspettate.
Allora, ho preso uno specchietto piccolo e praticamente spero di non far danni con una mano sola, eccetera, perché sennò si spinge così e poi si passa dove si vuole togliere. Vedete? Sono a paura di far danno. Vedete che già va molto meglio. E poi potete fare anche qualcosa così. E quindi niente, volevo farvelo vedere perché secondo me è una cosa che per noi donne sempre molto meglio che mettersi lì pinzetta per in pinzetta e togliere. Comunque si svita così e poi dentro ci sono i peletti. Adesso non so se riuscite a vederli qui così, però non ce ne sono molti perché ovviamente. E si va qui così con il pettinino e si toglie. Io adesso butto per terra, tanto devo lavare e bom. Secondo me è veramente valido. Quindi vi metto poi il link qua sotto, così se vi serve potete prenderlo anche voi. Perché veramente lo trovo molto utile. Adesso non sono andata a rifinirle bene bene perché ovviamente dobbiamo ancora mangiare ed era solo per farvelo vedere perché sennò poi mi dimenticavo di nuovo, sinceramente. Quindi via, mettiamo nella scatola e scendiamo a mangiare. Thank you.
Allora, come avete visto, ho lavato i pannetti perché poi devo pulire casa. Magari vi faccio un video sulle pulizie perché è un po' di tempo che non vedete niente. Aspettate che vi appoggio. Invece, Manuel è andato a prendere i suoi esami del sangue e ha dei valori un po' alti ancora, però non come quando è andato in ospedale. Adesso manderemo poi tutto al medico, vediamo cosa ci dice. E niente, noi volevamo concludere questo vlog così esce per le 2, perché non vogliamo mandare sempre avanti nell'ora, cioè abbiamo deciso le 2 deve essere. Scappa, non so perché, ma Manu non è qua. Sì, stavo guardando come sta il Come sta? nostro limone. Come sta il limone? Male, E niente, noi malissimo. dobbiamo fare ancora delle cosette. Adesso vediamo cosa fa. Cosa fare e cosa non fare. Ci sono le fragoline che sono uscite. Ce n'è una bella rossa di nuovo. E le altre sono ancora gialle. Però stanno uscendo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Anche se non è stato Niente tantissime cose, perché c'è stato un tempo bruttissimo, quindi è stato un po' così, però spero che vi piaccia lo stesso. Manuel, io sto continuando a spostare per farti poi vedere, tu vai sono dall'altra qua. parte. C'è il sole, Non quindi riesco a non tenere gli occhi riusciamo a aperti. ecco, tenere gli occhi aperti, ma volevamo salutarvi. Sì. Ricordarvi di iscrivervi se non siete iscritti, Madonna, non riesco a tenere che parte nemmeno io. Mi raccomando, commentate tantissimo perché ormai lo sapete. Mettete mi piace e attivate la campanellina su tutte. E noi ci vediamo sabato con il prossimo video. Giusto. Ciao Ciao. ciao!